Sta per arrivare l'autunno, cadono le foglie e noi le trasformiamo in gioielli fighissimi. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai, carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale, guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te, Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi un video esperimento. Sì, di recente ho provato con voi la resina Resin Pro, di cui mi sono sinceramente innamorata perché è un qualcosa che stimola molto la creatività. Di solito queste resine vengono colate in stampi, io questa volta però ho voluto fare qualcosa di diverso. Ho voluto agganciarmi a ciò che conosco e usare la resina per sigillare una creazione. Cosa mi piace? Mi piace la natura? Sì. Mi piace la doratura? Sì. Mi piace lavorare con la resina? Pure. Quindi queste tre cose verranno agganciate. Sono tre tecniche: doratura, emissione e quindi un riciclo e quindi l'utilizzo decorativo della resina. Tanti argomenti trattati su Arte per te che si fondono in un unico video per, speriamo, creare qualcosa che vi piaccia. E allora spostiamoci sul piano da lavoro e andiamo a vedere il gioiello che ho creato per voi. Ed eccoci pronti per creare i nostri ciondoli con le foglie, ciondoli che verranno placcati in un certo senso con oro 24 carati. Avrò bisogno quindi di foglie che mi piacciono e che non siano troppo grandi, perché sennò la collatura diventa difficile, di una buona resina. Io userò la resina Resin Pro, che vi ho fatto vedere come si usa nel video che vi leggo qui, dove c'è la I col pallino. In pratica questa è una resina bicomponente trasparente, di cui si usa una proporzione 100 a 60, 100 di componente A e 60 di componente B. Mi occorreranno dei recipientini, uno per la resina, uno per la missione e uno perché non si sa mai. Poi un bel filo, io qui ce l'ho dorato, ma se non lo avete non vi preoccupate, potete averlo di qualunque colore. Questo dorato l'ho trovato in un set della Lidl e non è difficilissimo da trovare ed è proprio quello che farebbe al caso vostro. Una stecchetta a bassa lingua per mescere la resina. Poi per la parte della doratura, una missione all'alcol, io sto usando questa della Ferrario, con cui mi trovo benissimo. E poi ci servirà uno strumento per praticare un fonellino. Io userò una fustellatrice di questo genere, proprio quella da calzolare, quella per forare il cuoio. Un coltello da doratore, un libretto d'oro zecchino e un cuscinetto per tagliare l'oro. Cominciamo subito. E come prima cosa faccio proprio questo foro lì dove voglio che poi passi il cordoncino. Quindi regolo, schiaccio, voilà, il buchino è bello e praticato. Non tolgo però questa parte della foglia, che poi toglierò, perché mi serve per agevolarmi nell'immersione nella resina. Pratico su tutte le foglie il buco. Adesso passiamo l'oro zecchino. Missione all'alcol, libretto, ok, ecco l'oro. Prendo la missione, spennello su tutta la foglia, poggio e faccio riposare giusto il tempo di passare la missione anche sulle altre foglioline. Immaginate che cadeau meravigliosi potrete fare magari visitando dei luoghi e da cui poter portare con voi delle foglie cadute al suolo come ricordo di quella passeggiata in quel determinato luogo e poi farle diventare degli splendidi gioielli da regalare ai vostri cari. Prendiamo la foglia, adagiamola sull'oro e lasciamo asciugare ben bene. E lasciamo asciugare il tutto per un po'. Adesso con un pennellino morbido ma nello stesso tempo abbastanza flessibile e elastico spolveriamo via l'eccesso d'oro dalle foglioline che abbiamo dorato. Voilà, qualche parte verde riverrà su perché la fogliolina ha dell'umidità che trattiene in maniera differente la foglia oro. E voilà, anche qui è venuta fuori qualche parte di verde, ma non importa perché dopo ripasseremo ancora dell'oro per pulire i pennelli sporchi di missione con l'alcol.
Mentre in questa parte la missione va asciugandosi piano piano, doro la parte posteriore. Quindi poggio le foglioline prima poi di riprendere le parti mancanti di doratura anche nella parte anteriore. E voilà, lasciamola ad asciugare. E adesso piano piano vado a tappare, a chiudere tutte le lacune che si presentano sulle facce della foglia. E poi sempre con le dita, l'importante è che le abbiate asciutte, se no cospargetele di borotalco, pressate in modo da far venire fuori le venature delle foglie. Faccio questo lavoro da ambo i lati. Le foglioline hanno preso perfettamente l'oro, al tatto schiacciandole non fuoriesce più del verde, quindi adesso le metto a riposo per tutto il pomeriggio. Prima le rispolvererò ben bene in modo da eliminare ogni eccesso di doratura e poi subito dopo faremo l'immersione in resina. Ok, guardate, si vedono tutte le venature. Vediamo se riesco a farvi vedere tutte le venature che si vedono. Perfetto. A nanna e ci vediamo dopo. Ed eccoci qua, sono passate un bel po' di ore da quando ho steso l'oro zecchino. Adesso con un pennellino molto morbido, senza strisciare troppo, ma semplicemente così, sfregando leggermente, togliamo l'eccesso di oro. Saranno delle minuzie, ma saranno, vedete, proprio sono minuzie, ma sono delle minuzie che regaleranno definizione alla nostra foglia. Quindi questo passaggio, perché tutta questa logorrea, questo passaggio fatelo. Se vorrete adesso potrete anche patinare l'oro con un po' di pigmento, sporcando il pennello, passate subito per dare magari dei riflessi verdoni o dorati, come preferite. Io preferisco lasciarle oro naturale. Ok, siamo pronte, è il momento di preparare la resina. Versiamone 10 e vediamo quant'è. 20, devo versarne 30 perché se no non riesco ad immergerle bene. E poi la parte B, 18, perché 6 per 3, 18, 6 a 10, 12 a 20 e 18 a 30. Questa resina è proprio bella, è molto trasparente, molto bella. Adesso mescolo per circa 3 minuti. Lego il gambo qua, questo pezzettino, con un filo. Ho legato le mie foglioline così pendenti su di una matita in modo poi da metterle a colare all'interno di un bicchiere. La mia resina è pronta e allora, aiutandomi tenendo il gambo della foglia, immergo e la faccio prendere tutta di resina. Immergo anche un pezzettino di gambo, anche se poi andrà tagliato, tiro fuori e appendo. Potete fare un solo passaggio, due passaggi, anche tre passaggi, a seconda di quanto la vogliate coriacea. Ricordatevi che però tra un passaggio e l'altro devono passare le 12 ore di essiccatura totale della resina. Ok, il più è fatto, ci rivediamo tra 12 ore. Mi raccomando, distanziatele, fate in modo che non si tocchino l'una con l'altra. Ci vediamo tra 12 ore, l'essiccazione è avvenuta. Trascorse le nostre 12 ore, quello che avremo sarà questo, guardate, la nostra fogliolina completamente cristallizzata. Io qui ho passato solo una volta la resina, ma volendo potrei fare un altro bagno e attendere altre 12 ore e un altro bagno ancora e attendere altre 12 ore. Diventerebbe completamente dura e vetrificata. A me piace mantenerla anche un po' morbida.
però così c'è sicuramente più rischio di romperla, questo ve lo devo dire. Quindi vi conviene sempre, se volete delle cose più coriacee, fare 2-3 colature, ma per esigenze di video io ho fatto in fretta e ho fatto così. Adesso guardate che sono belle, le libero dal filo, guardate che bei ciondoli, e se vi state chiedendo se possono essere bagnati, la risposta è sì. Con 2-3 colature di resina potreste anche immergervi nell'acqua con queste. Quando tagliate questa parte, anche questa va immersa nella resina per essere resa impermeabile. Guardate che bell'effetto! Lucente, specchiata, super definita. Adesso vi lascio alle foto e noi ci vediamo dopo. Ciao! Visto che belle le mie foglie in oro 24 carati? Eh sì, perché il dentro piano piano col tempo scomparirà completamente, certo ci vorranno molti anni, e rimarrà la foglia d'oro intrappolata nella resina, e quindi potrete tranquillamente dire che i vostri ciondoli sono in oro 24 carati, perché la foglietta oro che utilizzate è proprio una foglietta 24 carati. E allora, che ne dite? Magari per impratichirvi usate l'oro francese, che costa assai poco, e poi quando sarete addivenuti ad una tecnica ottimale creerete le vostre creazioni con materiali preziosi come appunto l'oro vero o l'argento vero. Non sprecate, mi raccomando, ma sperimentate. E allora, se questo video vi è piaciuto, indoratemi un bel pollice in su e condividete questo video sulle vostre pagine Facebook. Grazie, vi sarò grata se lo vorrete fare. In più venitemi a trovare sugli altri miei canali, Ombretta, Due Cuori Una Cappa e Poti Toys, quel canale di Enzo e Gabriele che io reputo anche un po' mio, quindi se vorrete andate anche là. E poi mi raccomando, seguitemi anche su Instagram, cercate Arte per Te, e seguitemi anche sulla pagina Facebook di Arte per Te, perché tra un po' ricomincerà il corso di disegno e settembre porta con sé il riavvio di tutti gli impegni. E allora non mi rimane che salutarvi e darvi appuntamento al prossimo video. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto, alla prossima volta, ciao! Ciao a tutti, ed eccoci pronti per l'estrazione della resina Resin Pro. Ad uno di voi, a un fortunato, arriverà a casa una confezione di resina da provare. I commenti sono 644, ordinati dal più recente, quindi un giorno fa, al meno recente, quando è uscito il giveaway. Estrarrò uno di voi solamente tra i commenti principali, quindi 644. Vediamo chi sarà il vincitore. 1 di 644, incrociate le dita, mi metto qui e vediamo chi è. Il numero 100, numero tondo, vado a contare e vi dico chi è. E vince il commento di Valeria Giampietro, che mi ha bersagliata di commenti, e è quello che vince il commento. Ciao! E allora Valeria, fammi avere il tuo indirizzo e la confezione di Resin Pro arriverà a casa tua. L'indirizzo me lo devi fare avere sulla pagina Facebook di Arte per Te. Indirizzo completo, anche di codice di avviamento postale, per favore. Per tutti gli altri non demordete, ragazzi. Io vorrei fare un ringraziamento speciale a YouTube, che ha eliminato le schermate da 20 commenti alla volta, perché adesso dobbiamo contarli veramente tutti uno per uno. Quindi grazie YouTube, perché ci agevoli sempre, noi lavoriamo per te e tu ci fai sempre questi grandi regali. Grazie, grazie, grazie. Ma soprattutto, ragazzi, scherzi a parte, grazie a tutti voi per aver partecipato con tanto affetto. Grazie, non demordete, tanto lo sapete, i giveaway tornano. Intanto questo premio se lo becca Valeria. Un bacio a tutti, al prossimo video, ciao.